pensa che un radiatore può arrivare tranquillamente a erogare fino a 2 kW termici di potenza, no? Queste macchine erogano 2 kW termici, quindi come posso pensare di collegarla a un radiatore? Come faccio a fare anche l'acqua calda sanitaria? Cioè non ho a disposizione tanta potenza per poter fare uno anche l'altro. Oltre che al fatto che la serpentina che c'è all'interno di questi bollitori è stata pensata per poter aiutare a riscaldare l'acqua di quel bollitore, magari con un'altra fonte tipo il solare termico, e non è stata pensata e progettata per prelevare il calore dall'interno di quel bollitore. Quindi assolutamente no. Mi raccomando, segnalatemi se qualcuno vi racconta che le pompe di calore per acqua calda sanitaria possono essere usate anche per riscaldare qualche radiatore. Assolutamente no. Vorrei avere dei numeri reali di ammortamento della spesa. Esempio, casa mia, 160 metri quadri di impianto a pavimento e caldaia a condensazione. Spendo circa 1.500 euro all'anno di metano. Casa in classe B, zona E, e chiaramente installerò anche un impianto fotovoltaico. Ecco, mi viene difficile fare un piano di ammortamento con questi tre dati, nel senso che con questi tre dati non riesco a dirti quanto consumerà mese per mese la pompa di calore. Dobbiamo entrare un po' più nello specifico, dobbiamo rilevare le pareti, dobbiamo rilevare il tuo impianto, capire il passo in cui è stato posato l'impianto a pavimento, la temperatura di utilizzo dell'acqua nell'impianto a pavimento, perché riscaldare l'impianto a pavimento con 30 gradi di acqua è ben diverso che riscaldarla con 38 gradi di acqua tecnica. Perché? Perché a 38 gradi il consumo della pompa di calore è maggiore e quindi il piano di ammortamento si allunga nel tempo, l'anno in cui il ritorno dell'investimento è troppo in là nel tempo. Quindi tutti questi dettagli, che sembrano dettagli, ma fanno un'enorme differenza. Quindi ti do pienamente ragione che è lecito chiedere un piano di ammortamento, però non riesco a dartelo così con tre dati. Quello che ti consiglio è di fare una preanalisi di fattibilità, trovi il link anche nella descrizione del video, e dove facendo un'attenta valutazione del tuo edificio, del tuo impianto, dei tuoi usi e dei tuoi consumi, i nostri partner sono in grado di dirti anche quando rientrerai dell'investimento, in base ovviamente alla soluzione. Con l'impianto fotovoltaico il rientro dell'investimento è sicuramente più veloce, anche perché in quegli anni hai la possibilità di rientrare nell'investimento sia della pompa di calore ma anche dell'impianto fotovoltaico stesso, e questo è un duplice vantaggio, perché alla fine di 6, 7, 8 anni ti ritroverai due impianti funzionanti che ti permettono uno di produrre energia gratuitamente con il sole e l'altro di consumarla direttamente a casa tua per riscaldare casa. Comunque, se hai bisogno di un macro numero, ad oggi maggio 2020, se consideriamo la detrazione fiscale del 65%, il rientro dell'investimento, un buon rientro dell'investimento sia intorno ai 6, 7, 8, 9 anni. Ecco, perché sai che da quell'anno in poi tu risparmierai e avrai bloccato i tuoi costi fissi, non avrai più la bolletta del gas e quindi con il risparmio potrai fare altri investimenti a casa tua oppure con la tua famiglia. Proseguiamo allora con la carrellata di domande. Vado a leggere la prossima. Cosa pensi della possibilità di ricorrere a un climatizzatore inverter per riscaldare un ambiente? Quali sono i limiti per questa soluzione? Allora, se ho capito bene, mi chiedete: posso utilizzare un classico climatizzatore per riscaldare casa? La risposta sì, potrebbe essere, se ci sono i requisiti, sia da parte della casa che da parte anche del condizionatore. Mi spiego meglio. Sicuramente se hai una casa datata di almeno 5-6 anni almeno, difficile riscaldarla con un semplice condizionatore. Perché? Perché le dispersioni della casa sono troppo grandi rispetto alla potenza termica che eroga il condizionatore. Quindi un sistema tipo condizionatore per riscaldare casa lo vedo bene su una casa molto performante come involucro, quindi una casa quasi passiva, un edificio di nuova costruzione, magari anche pochi metri quadrati, perché pensare di riscaldare 300 metri quadri con un condizionatore vuol dire installare un sacco di unità interne in giro per le stanze, che al di là dell'effetto estetico
orribile, cioè vedere tutti questi split in giro per le stanze, hai un livello di discomfort, cioè di non comfort, spaventoso. Cioè immagina di avere questi condizionatori che ti buttano l'aria calda d'inverno e l'aria fredda d'estate tra capo e collo, cioè non è sicuramente il massimo. Io quando torno a casa voglio stare bene in casa. L'abbiamo scoperto anche con questo coronavirus che ci ha obbligato a stare molto tempo in casa. Dobbiamo passare delle ore sane, confortevoli, non possiamo sicuramente permetterci di stare in casa e stare o come i pinguini o avere anche molta polvere che gira. Sempre più bambini hanno patologie respiratorie, no? Legate alla polvere, ad allergie e cose simili. Ecco che allora un sistema come il condizionatore per riscaldare casa non è sicuramente la migliore soluzione. Io a casa mia con i miei bambini non vorrei mai avere tanta polvere che gira, perché poi ne risentono, no? Anche loro. Quindi sicuramente è una soluzione economica, però difficilmente riuscirai a riscaldare casa, quasi impossibile, se non è una casa di nuovissima costruzione e quasi passiva. Poi c'è da dire un'altra cosa, che le rese, le efficienze di queste pompe di calore aria-aria, perché sono classici condizionatori, quindi sono pompe di calore aria-aria, le rese sono bassissime in inverno. Infatti sono progettate per avere buone rese d'estate quando vanno a fare il fresco. E avere basse rese significa spendere tanto in bolletta elettrica. Quindi hai una casa nuovissima, da 100 metri quadri, quasi passiva, una delle soluzioni potrebbe essere anche riscaldare solo con l'aria, quindi con il classico condizionatore, purché sia performante. Anche se a casa mia in ogni caso non sceglierei una soluzione del genere, perché non è confortevole. Questa però è una mia semplice considerazione. Tecnicamente funziona, poi sta a te fare un impianto di un tipo piuttosto che un altro. Sappi che se stai costruendo casa nuova non sono quei 2.000 euro, 3.000 euro in più e che ti fanno ribaltare il conto economico della nuova costruzione. Un'altra domanda è l'inquinamento dovuto ai termocamini. È vero o non è vero? Non solo vivere senza gas, ma anche vivere senza termocamini. Allora, sicuramente la biomassa dal punto di vista tecnico-economico è conveniente, perché costa meno. Se poi hai la legna e te la fai tu, perché hai a disposizione gli alberi, assolutamente molto conveniente. Se devi invece utilizzare il pellet, sei costretto ad acquistarlo, e anche lì hai i prezzi di mercato che variano da stagione a stagione, da anno in anno. Lo dico sempre, se abbiamo una caldaia, ecco, quindi non una stufa a pellet, ma una caldaia a pellet di buona resa, quindi con alti rendimenti, e una pompa di calore elettrica di buona resa, i costi per riscaldare casa